Grazie mille, grazie a coloro che si sono collegati e grazie alle ministre. Ringrazio anche che sono presenti, ma in collegamento, Emma Bonino, Carlo Cottarelli e Irene Tinagli. Ma innanzitutto, diciamo, il nostro approccio è sempre stato quello di cercare di fare le proposte come se fossimo al governo e dunque di circostanziarle molto bene e di cercare di metterci dentro quello che noi chiamiamo il foglio del come, cioè non solo quello che andrebbe fatto, ma come va fatto. Questo è il primo dei volumi ed è un volume dedicato ai giovani, alle donne e ai bambini, che sono le tre categorie che hanno indubbiamente sofferto di più durante la pandemia, ma che venivano da anni di sofferenza. Essendo il primo volume, tuttavia, ha un'introduzione. Questa introduzione è fatta in questo modo. Primo, leviamo per un secondo di mezzo la questione del recovery fund, cioè delle fonti di finanziamento. Come finanziamo i prossimi anni di sviluppo dell'Italia? Perché un po' sarà il recovery fund, un po' saranno l'indebitamento, un po' sarà, si spera, la riallocazione della spesa pubblica. Quello che è importante definire è quello che il nostro Next Generation Italia vuole definire, quindi è un po' diverso dal PNRR, vuole definire cosa va fatto in Italia nei prossimi anni. Che poi la fonte di finanziamento sia il recovery o sia no, ossia un'altra, è al momento irrilevante, nel senso che, o meglio irrilevante, nel senso che vanno considerate tutte per fare un grande piano, io lo chiamo industriale, perché vengo dal mondo dell'industria, ma un grande piano per il paese. Allora, in estrema sintesi, cos'è che dobbiamo fare con questi soldi? Cos'è che l'Italia deve fare? Beh, direi due cose banali anche. Primo, riagganciare i grandi paesi europei. Noi negli ultimi 30 anni ci siamo distanziati sotto ogni punto di vista, culturale, sociale, economico, di produttività. Questo è successo per molte ragioni per cui interessano relativamente poco. Possiamo però dire che l'Italia ha completamente sbagliato l'allocazione delle risorse. Cioè, se uno prende il bilancio italiano, vede i problemi che abbiamo e vede gli ultimi 30 anni, vede che molto spesso i soldi sono andati sulle partite sbagliate. Il paese ne sta pagando oggi il prezzo. Quindi, primo obiettivo, riagganciare l'Europa su tutti i criteri, non solo quelli economici, anzi non tanto quelli economici, per esempio quelli delle partecipazioni delle donne al mercato del lavoro o per esempio della qualità dell'istruzione che è scesa drammaticamente. Oggi il 40% dei ragazzi che finiscono il ciclo secondario sono impreparati o comunque non sono sufficientemente preparati contro una media europea che è la metà. Dall'altro lato ci sono le due transizioni, la transizione digitale e la transizione ambientale. Quindi da un lato c'hai la necessità di riagganciare a come è oggi l'Europa, ma purtroppo contemporaneamente hai la necessità di riagganciare l'Italia a come sarà domani l'Europa. E dunque l'insieme di questo va a comporre il piano, diciamo, industriale Next Generation Italia di azione. Concentrandoci su giovani, donne e bambini, poi ovviamente non entrerò nelle 140 pagine che abbiamo mandato di tanto nel dettaglio, quello che abbiamo cercato di capire è cos'è che si riesce plausibilmente a fare. Cioè il punto non è mai quello tracciare un obiettivo, perché lo ripeto, l'obiettivo è dato nella prima sezione di, chiamiamola, di benchmark, cioè di confronto con i paesi europei, qual è la distanza. E quindi l'obiettivo è colmare quella distanza. Il punto è cosa si riesce a fare. Faccio un esempio, sugli asili nido, una parte significativa di questo lavoro. Se tu definisci che vuoi raggiungere il livello europeo di copertura degli asili nido, devi anche definire in quanti anni lo fai. Ma se lo definisci in 3 anni, in 4 anni, questo presuppone alcune cose. Per esempio, presuppone che la tua scelta sarà quella di non fare gli asili nido comunali, che ci vuole tantissimo tempo per fare, ma di fare gli asili in convenzione, che sono molto più rapidi e veloci. Ma non solo questo. Se tu vuoi fare gli asili in convenzione, tu hai comunque bisogno di rafforzare le persone che si laureano in materie pedagogiche, oppure, siccome questo comporta tanto tempo, devi fare un percorso di abilitazione affiancato alle lauree tradizionali. Questo è il foglio del come ed è precisamente quello che manca all'Italia. Ora, il PNRR del governo Draghi, che è, come io ho detto, immensamente migliore di quello del governo Conte, intanto perché ha una sezione di riforme molto corposa e fatta molto bene, però il PNRR del governo Draghi ha, su alcune cose, un certo livello, uso questo? Grazie. Un certo livello di dettaglio, su altre invece è
è ancora troppo di alto livello. Ora, come spiegheranno, io credo, le ministre dopo, ci saranno degli allegati che spiegheranno come fare le cose, però è lì che noi giocheremo la capacità di farle o meno. Chiudo dicendo una cosa. Perché è estremamente importante avere un piano chiaro in testa? Beh, guardate, quello che sta succedendo è questo. Incomincia a rialzarsi l'inflazione. Negli Stati Uniti la Fed incomincia a dire: io tirerò sui tassi di interesse. Cosa succede? Cosa succede? Che nel 2022 si discute alla BCE se il piano straordinario che ha aiutato l'Italia alla tenuta in piedi in questi mesi, dalla pandemia in poi, ben più del recovery plan dal punto di vista dimensionale, continuerà. Chiaro è che oggi le probabilità si assottigliano. Si assottigliano perché appunto con l'aumento dell'inflazione quello che succederà è che si dirà: ok, abbiamo raggiunto il target dell'inflazione al 2%, gli americani tirano sui tassi, noi dobbiamo smettere questo programma. Quello è il momento della verità dell'Italia. Se per quel momento l'Italia non ha un piano chiaro e non ha una struttura politica che riesce a supportare la concretezza di quel piano implementandolo, l'Italia rischia di saltare per aria. Aggiungo un'altra cosa. I fondi del Recovery Fund non sono solo difficili da ottenere perché mettono alla prova l'Italia sulla cosa in cui l'Italia è meno versata di tutte, cioè l'implementazione e la capacità di far accadere le cose, ma anche perché le regole di funzionamento del Recovery Fund sono estremamente complesse a Bruxelles. Ecco, questo è un altro filone che secondo me, poi qui c'è Irene Tinagli che è presidente della Commissione Econ e quindi è la persona più titolata a discutere di questo argomento, questo secondo me è un altro fronte su cui dovremmo lavorare a Bruxelles. E dunque questo momento è un momento in cui, uscendo dalla pandemia, noi dobbiamo capire qual è la prossima emergenza, e la prossima emergenza è questa: definire finalmente un foglio del come per le cose che in Italia non siamo mai riusciti a fare.